Benvenuti a Maceratando, il podcast che vi porta alla scoperta delle curiosità storiche di Macerata. Io sono Roberto Cherubini e vi accompagnerò in questo viaggio nel tempo, alla scoperta della storia della nostra città. Il cittadino, 28 giugno 1924. Tranne i comunisti, mantengono la calma gli oppositori dopo l'uccisione dell'onorevole Matteotti. Il raccapriccio per l'orrendo delitto di Roma permane tuttora vivo e può dirsi aumenti quasi ogni giorno, man mano che si conoscono nuovi particolari, i quali rilevano negli assassini un'efferatezza mai conosciuta ed inconcepibile in un uomo. Alla giustizia fino ad ora sono stati assicurati alcuni fra i mandanti e mandatari, pur rimanendo ancora liberi i più veri e grandi responsabili. Ogni giorno vengono alla luce retroscena di molti delitti consumati sotto l'egida governativa negli ultimi tempi. Retroscena che stanno a documentare come in Italia si sia istituita una vera associazione a delinquere, che in altri paesi ha preso nome CECA. Le opposizioni, eccettuata la comunista, hanno mantenuto un contegno correttissimo, dimostrando di essere all'altezza della situazione e di possedere uno squisito senso politico. Testo tratto dai volumi La città sul palcoscenico, arte, spettacolo, pubblicità Macerata dal 1884 al 1944, a cura di Franco Torresi. E con questo si conclude l'episodio di Maceratando, il podcast di Roberto Cherubini che ha curato anche il montaggio. Grazie per averci ascoltato e vi diamo appuntamento al prossimo episodio.